Inizia l'ultima cruciale fase della corsa contro il tempo per salvare il sottomarino Titan. La Guardia Costiera americana ha previsto che l'ossigeno a bordo dell'imbarcazione sottomarina scomparso si esaurirà alle 7:18 del mattino di oggi, ovvero le 13:18 ora italiana. Nonostante i rumori percepiti dalle profondità dell'Atlantico, il mini sommergibile non è ancora stato localizzato. Il Titan si è immerso nell'Atlantico per una spedizione turistica attorno al relitto del Titanic e da allora non è più riemerso. Ora la missione di ricerca e salvataggio sta entrando nella fase finale e decisiva. La Francia ha risposto all'appello di aiuto inviando la nave Atalante, gestita dall'istituto di ricerca Iframer, specializzato in ricerche sottomarine a grandi profondità. La nave è equipaggiata con un robot autonomo, il Victor 6000, progettato per raggiungere profondità fino a 6000 metri, ben oltre 3800 dove giace il relitto del Titanic. Il Victor 6000 non potrà sollevare direttamente la capsula della Ocean's Gate, ma grazie ai suoi bracci meccanici potrà tentare di agganciarla a cavi gettati dalle navi. L'arrivo della nave francese nella zona di ricerche è previsto nelle prossime ore. La speranza è che il prezioso aiuto francese possa fare la differenza nel tragico scenario dell'Atlantico e contribuire al successo della missione di salvataggio del Titan.